Roberta, grazie. Siamo qua oggi alla seconda tappa del Giro d'Italia qui in Val Trompia. Siamo a Brozzo, nel comune di Marcheno. Stiamo aspettando che arrivino i ciclisti, arriveranno appunto da quella curva, proseguiranno e poi andranno verso Tavernole. Siamo qui con il sindaco di Marcheno, Diego Bertussi. Volevo chiederti, il passaggio del Giro d'Italia è un modo per far conoscere il nostro paese? Innanzitutto buongiorno e grazie per essere venuti sul territorio di Marcheno. Sicuramente il passaggio della carovana del Giro d'Italia è un momento importante per tutti noi, anche se il nostro paese viene solamente sfiorato perché scendono dall'Udrino e salgono poi verso Tavernole, però è sicuramente un momento importante visto che è una sensibilizzazione verso lo sport, verso tutte quelle attività che possono portare lustro al nostro territorio. Penso che il passaggio della carovana oggi farà sì che il nostro territorio venga messo in bella mostra e si possano vedere le nostre belle realtà. Esatto, quindi il valore dello sport è appunto questo. E c'è qualche istituzione in particolare che vuoi ringraziare, che è stata importante per l'organizzazione di questo giro? Diciamo che noi come territori dell'Alta Valle ci siamo coordinati con la comunità montana di Valle Trompia, che è quella che ha attirato un po' le fila per questa iniziativa. Quindi il ringraziamento va a comunità montana. Un ringraziamento anche a tutti i volontari che oggi vedete qui presenti, per esempio SAIBM che è qui e sono di Marche, altre associazioni che danno una mano e permettono che tutto avvenga in sicurezza senza che ci sia alcun problema. Perfetto, allora dai, facciamo un in bocca al lupo ai nostri ragazzi e che la gara vada bene. Esatto, in bocca al lupo a tutti i ciclisti e che vinca il migliore. Siamo qui adesso con Roberto, Andrea, due amatori appunto di questo sport, e volevo chiedervi le fatiche di questo sport, come sono, com'è questo sport a livello amatoriale? Ma a parte che io stamattina ho deciso di prendere su la mia amica e-bike, sennò le fatiche del ciclismo penso che siano, io sono sempre andato con la bici normale e sono, si fa molta fatica, però ti dà anche tanta soddisfazione. Adesso noi oggi stiamo andando al Colle di San Zeno per fare il tifo ai nostri amici ciclisti e spero che insomma vada tutto bene, ecco. Okay. Sono qua col figlio. C'è qualcuno per cui tifate che volete vedere sul podio di questa giornata e poi alla fine del giro in sé? Ma noi io sono di Casto proprio, quindi sono nato a Casto, ho sempre seguito il nostro amico Sonny. Gli italiani, noi tifiamo per gli italiani e spero quest'oggi speriamo che qualche italiano faccia come ieri Ganna ha vinto la cronometro. Quest'oggi speriamo che qualcuno faccia la sua bella tappa, dai, qualche almeno in fuga, okay. Che ci sia qualcuno. Dopo parte Pogacar che purtroppo dico è troppo forte. Ok, dai. Invece? Mi sa che Pogacar c'ha la carta magica, mi sa oggi, perché è troppo forte. però dai, sicuramente oggi è una bella battaglia perché il dislivello è tanto. I chilometri ci sono e sicuramente vedremo delle belle fughe, specialmente sul Mortirolo sicuramente qualcuno tenterà di andare in fuga. Poi Livigno è un bel arrivo perché comunque vanno su a 2000 passa metri, ci avranno il suo bel da fare i corridori. Quindi è una tappa abbastanza faticosa questa? Molto faticosa perché ci sono tanti saliscendi a partire dalla prima salitina qua, poi il Colle di San Zeno comincerà a dire qualcosina, il Mortirolo come ha detto mio figlio, poi l'arrivo là a Livigno, poi
qualche corridore magari penserà già alla tappa, anche soprattutto quella di martedì, anche quella già chiamano, che non dicono che ci sia bel tempo, quindi... Siamo qua con? Matteo. Un appassionato di bici. Diciamo di sì, proviamo a praticare. Esatto, quindi chi pensi vinca oggi? Chi vuoi sul podio e chi sono i tuoi preferiti? Oh mamma, allora, probabilmente Pogacar farà un risultato importante, come sta dimostrando in tutti questi giorni, e sarà lui che vincerà poi alla fine di sicuro. E invece il tuo preferito, quello a cui tieni? Devo dire Ganna, anche se questa non è una tappa per lui, però lo teniamo monitorato per le Olimpiadi. È una tappa impegnativa? Decisamente, perché solo il nome Manerba Livigno proprio sono due cose che non stanno insieme, quindi tutta la strada che devono fare. Aspetta. Siamo qua con? Germano, Pier Di Germano. E lei ha mai visto il Giro d'Italia? L'ho visto una volta da giovane, però oggi sono più entusiasta, nel senso che vedendolo poi al mio paese ti puoi immaginare. Esatto, quindi oggi è qua il nostro paese. Rivivo la giovinezza, ecco così. Quindi oggi è il nostro paese, come lo accoglie la città questo Giro d'Italia? L'accoglie bene, perché con i tempi in cui viviamo un po' di sport e di gioia ci porta gioia e ci scaccia i cattivi pensieri. Siamo qua con Barbara Morandi, neo vicepresidente della comunità montana Valtrompia. Volevo chiederti come la comunità montana ha accolto il Giro d'Italia qua? Siccome questo è un evento di particolare rilevanza per il nostro territorio, è una tappa importante del Giro d'Italia, una manifestazione che accoglie questi ciclisti e quindi richiama tantissimi cittadini che sono appassionati delle due ruote, anche la comunità montana ha voluto ovviamente dare un contributo importante. In quale modalità? Quella di ovviamente coordinare tutte le forze e quindi le associazioni di protezione civile che sono presenti sul nostro territorio, i vari gruppi che sono stati tutti allertati per poter garantire anche la sicurezza dei cittadini e ovviamente dei ciclisti che transitano lungo il territorio. L'attività è avvenuta ovviamente in collaborazione con le forze dell'ordine, per cui pensiamo alla polizia locale, alla polizia comprensoriale, ai carabinieri e tutte le realtà, i gruppi che hanno ovviamente dato una mano per la buona riuscita della iniziativa. Quindi lei segue il Giro d'Italia? È appassionata? Io non pratico, diciamo, il ciclismo, però la manifestazione mi appassiona moltissimo, perché penso che sia il modo per dare anche grande rilievo ai territori transitati da questa manifestazione. E lo vediamo proprio in queste occasioni, tanta gente, tante persone, tutte appassionate, vicine, esultanti, che apprezzano molto questa tappa. Ecco. Quindi auguriamo buona fortuna ai nostri ragazzi. Esatto, buona fortuna a tutti e un ringraziamento grandissimo davvero, penso anche alla parrocchia che in questa occasione, proprio perché ci troviamo su un punto che è il sagrato della chiesa parrocchiale di Brozzo dove transita il giro, ha dato disponibilità con i volontari a rendere ovviamente possibile questa iniziativa. Grazie ancora. Siamo adesso qua con Claudio. Pratichi questo sport a livello amatoriale? Amatoriale, ma sono un ex corridore, in gioventù sono stato un corridore scarso, però ho corso. Ok, volevo chiederti chi ti aspetti sul podio, chi speri arrivi sul podio in questa gara di oggi e poi chi speri arrivi sul podio alla fine di tutto il giro. No, più che speranza, credo che il risultato sia scontato in cima al Mottolino, mi aspetto come primo al traguardo Pogacar, mi sembra abbastanza scontato, spero tanto in Tiberi che salvi i nostri colori, speriamo. E questa tappa è faticosa, è più faticosa delle altre, cosa ci dobbiamo aspettare? Ma è la tappa più lunga, ci sono delle salite impegnative nella fase iniziale, non certo il Lodrino ma il Colle di San Zeno è classificato come Gran Premio di seconda categoria, ma e ha il suo perché, è una salita vera. Poi scendono in Valle Camonica e si ritrovano il Mortirolo più avanti e poi la salita al Passo del Foscagno, l'arrivo a Livigno in cima al Mottolino, quindi tanto dislivello sicuramente, una tappa impegnativa, credo sia una delle più dure in questo Giro d'Italia. Perfetto, allora auguriamo buona fortuna ai nostri ragazzi.
Sì, senz'altro, sempre ai ciclisti e agli amici corridori, in bocca al lupo a tutti. Siamo qua con Alessio Maiolo, faccio parte del gruppo oratorio della parrocchia San Michele Arcangelo di Abruzzo. E cosa avete organizzato oggi? Ma in questa mattinata, in occasione appunto del passaggio del Giro d'Italia, con un gruppo di volontari abbiamo preferito di intrattenere un po' la gente con un aperitivo in attesa del passaggio dei ciclisti. Perfetto, allora facciamo un in bocca al lupo ai nostri ragazzi. Grazie mille, in bocca al lupo a tutti e buona festa. Sì, siamo qua con Mario Marusca. E seguite il Giro d'Italia da tanti anni? Sì, sempre. Sempre? Da quanti anni che lo seguite? Siamo vecchi noi. Minimo 40 anni. Quindi siete tifosi, chi sperate che vinca oggi? Qual è il vostro preferito? Un italiano, non è che abbiamo preferenze. Però vediamo che quello lì che c'è davanti è molto forte. Quindi crediamo proprio vinca lui oggi? Facilmente sì. A meno che non cada, perché c'è anche questa non possibilità. Quindi è lunga oggi, bisogna spingere tanto. Sì. Sì. È una tappa impegnativa oggi, almeno penso, perché arrivare fino al Livigno è dura. Quindi auguriamo buona fortuna ai nostri ragazzi. Buona fortuna. Siamo qua con Donizio, vicario collaboratore del comune di Marcheno, e volevo chiederle qual è l'importanza per la comunità che il Giro d'Italia passi proprio qui? Ma è importante perché nel comune di Marcheno la parrocchia di Abruzzo è una parrocchia che ha una sua configurazione un po' speciale e ha anche un beato qui, Beato Padre Fausti, che è stato martirizzato nel 1946 in Albania insieme ad altri 36 martiri. Era proprio di qui, nato qui a Abruzzo, battezzato qui, e quindi passare di qui vuol dire far conoscere anche questo dono speciale che è per tutta la Chiesa e non solo. Lei segue il Giro d'Italia? Beh, a me piace, ho visto ieri un po' della, per quel tempo che posso, però ieri ho visto un po' la Ganna nella sua corsa, una bella corsa che ha fatto, velocissimo poi, molto bello, sì. Quindi auguriamo buona fortuna ai nostri ragazzi. Certamente, certamente che sia proprio una bella occasione per tutti. Siamo qua con Paola. E volevo chiederti, Paola, la capigliatura è in omaggio a questo giorno? Assolutamente sì, ci mancherebbe, bisognerebbe, tutti dovrebbero farsi rosa in questa giornata. Quindi sosteniamo questo Giro d'Italia oggi? Assolutamente. E allora diamo un bocca al lupo ai nostri ragazzi. In bocca al lupo, ragazzi. Siamo qua adesso con... Nome? Piotti. Nome? Liviana. Voi seguite il Giro d'Italia? Sì, abbastanza. Sempre da 50 anni. Quindi siete appassionate? Sì. Siete appassionate? Sì, tantissimo. Siete contente che passi qui oggi Giro d'Italia? Ha importanza per il nostro paese? Tantissimo. Tantissimo, spero proprio che è una bella cosa averlo qua, dai. Dopo tanti anni. Avete addobbato anche il paese per accogliere il giro? Certo, benissimo. Io poi c'ho qua la forneria davanti. Siamo qua con Giancarlo. E volevo chiederti, Giancarlo, sei appassionato del Giro d'Italia, di bici? Non me ne perdo uno, troppo bello. Quindi quanti anni sono che lo segui il Giro d'Italia? Ma sarà 30 anni. Okay. Sei appassionato, chi secondo te oggi arriverà sul podio? Ma il mio favore per Pogacar, perché lui è forte in salita. Tu quindi sei un tifoso e ho visto che c'è una macchina qua dietro, la tua? Sì. Esattamente, facciamola vedere. Siamo qua con Luigi. E quanti anni hai, Luigi? 92. E vai ancora in bici? Sì, il dottore me lo permette ancora. Quando non me lo permetterà più, allora io prenderò la bicicletta e la appiccherò al chiodo, come si dice in gergo, diciamo così comune. Sei sempre stato appassionato di bici? Moltissimo. E segui il Giro d'Italia? Sì, molto. Chi speri vinca? Tiberi.
se oggi Tiberi osa, sono sicuro che vince. È una tappa molto impegnativa questa. Molto, molto impegnativa. Sono tutte salite che io ho già fatto, tra l'altro. Le ha già fatte, quindi ha già fatto questo percorso? Oh sì sì, il San Zeno qui vicino, il Maniva qui vicino. E che consiglio, se dovesse dare un consiglio ai nostri ciclisti, cosa potrebbe dire? Dovrei dire, vai sempre in bicicletta perché la bicicletta è un dono per la salute e per tutto. Siamo qui con Maurizio, un appassionato di bici. Appassionatissimo. Ottimo. Quanti anni è che segue il Giro d'Italia? Dal 90. Da quando ho iniziato Bugno a vincere, perché Bugno abitava a Monza, vicino a casa nostra. E da allora ho iniziato con lui, ho frequentato anche l'ambiente ciclistico. E adesso tuttora solo mountain bike perché gli anni passano. Ok, quindi chi secondo lei può vincere oggi e se, qual è però il suo favorito? Allora, a me piace Ganna, però purtroppo nel senso buono Pogacar ormai ha cristallizzato. Oggi penso che vincerà ancora lui, penso. Okay. Cioè fuori dal mondo nel senso buono, cioè non... se c'era un Nibali, poi ci sono qualche italiano, speriamo. E visto che è tanti anni che segue il Giro d'Italia, com'è cambiato nel tempo il Giro d'Italia? Hai notato qualche differenza sostanziale? Sì, innanzitutto il fatto tecnico delle biciclette, poi l'abbigliamento, l'alimentazione, la TV, perché adesso grazie alla Rai si può seguire dalla mattina fino alla sera 18-19, poi c'è il fuori la tappa la sera, perciò è ben seguito. Siamo qua con Donatella. Donatella, sei appassionata di Giro d'Italia? Ma sì, diciamo di sì, dai, diciamo di sì, vengo più che altro per i miei figli, però sì, dai. Quindi loro sono appassionati? Sì, loro sì. È importante che il Giro d'Italia passi qui nella nostra, nel nostro paese? Sì, è importante perché così comunque ci fa conoscere a tutti la nostra Valtrompia, chi non la conosce, le nostre montagne, fa il giro, insomma, penso per chi non conosca che sia una buona opportunità per farla conoscere, per scoprirla. Il paese ha risposto molto bene a questo giro, lo notiamo da come è addobbato? Sì, lo notiamo, sì, sì. Di sicuro più in alto ancora di più, no? Sì, sì, però sì, sì. E abbiamo il piacere di avere qui con noi anche Eugenio Busi, un pittore della nostra valle, un pittore valtumpino. Volevo chiederti, hai mai raffigurato tu lo sport nelle tue pitture e che rapporto hai con lo sport? Assolutamente sì, addirittura c'è un mio libro che si chiama... Momenti di Grolia, riflessi d'arte, fatto per il comune di Brescia, dove c'è un po' di tutto lo sport, dalla vela al ciclismo, la boxe, la pallavolo, il rugby, perciò ho fatto tanti quadri sullo sport. E qual è il valore per lei dello sport che viene raffigurato nell'arte? Che valore ha per lei questa cosa? Di preciso non lo so, ma so di sicuro che se non si fa sport i giovani non possono arrivare alla nostra età, perché lo sport dà forza, dà carattere, dà grande spirito anche, perché lo sport bisogna praticarlo e dipingerlo. Lei ha mai seguito il Giro d'Italia? Sì, siccome sono molto amico di Francesco Moser, che ci viene qua da noi dal Maniva spesso, dagli amici Lucchini su al passo, lo vedo, è della mia classe e perciò conoscevo bene anche Visentini ai tempi e sono amichissimo e ho fatto dei quadri di Michele Dancelli, quello della Milano Sanremo, e di Bertoglio, perciò un po' sì, non lo pratico perché non so andare in bicicletta, però il ciclismo mi piace. Oh, sì. E che valore ha questa gara che passa qua all'interno del nostro territorio? Che valore ha per noi? Beh, il valore, basti vedere cosa c'è in giro, è un terremoto il Giro d'Italia. Io lo seguo sempre, ma noi bresciani ce l'abbiamo nel sangue, per cui è importantissimo fare queste cose. Un po' magari disturbano la gente, dice che balle, c'è troppo casino, le macchine, però alla fine è una grande cosa, bisogna farlo spesso. Ok,
allora auguriamo buona fortuna ai nostri ragazzi che corrono oggi. Assolutamente sì, io infatti ieri ho visto Pogačar, che mi piace tanto, anche se non è nostro, però Ganna almeno una volta l'ha fregato, ma quello lì non lo fregherà nessuno quest'anno. Va bene, grazie mille. Siamo qua con Gino Bulla. Appassionato di bici, praticante di bici. Praticante di bici e di tantissimi altri sport, sono uno sportivo a 360 gradi. Quanti anni è che va in bici? Beh, praticamente da 50 anni, anche di più. Quindi un appassionato del Giro d'Italia? Sì, molto, seguo sempre, infatti sono qui a vedere oggi. Per chi sta tifando in questo momento e chi pensa di vedere sul podio? Beh, sul podio sicuramente Pogačar. E poi ovviamente tifo per gli italiani, vedo Tiberi molto molto bene, poi Ganna, cronometro è eccezionale. E il percorso è molto complesso, ha dei punti molto critici? Beh, il Mortirolo oggi è importante e poi le zone dolomitiche sono sempre particolari. Lei ha mai fatto questo percorso, quello che stanno facendo i nostri ciclisti, non tutti insieme magari, qualche pezzo? Sì, 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 beh, sul Mortirolo sono stato un paio di volte. Lo Stelvio, il Gavia, insomma, quando ero giovane qualcosa ho fatto. Adesso mi sono calmato, faccio soprattutto pianura. E se dovesse dare un consiglio ai nostri ragazzi che oggi corrono? Beh, di tenere duro e cercare di fare il meglio possibile che possono fare. Siamo qua con Fiorenzo. Un commento a caldo, è stata emozionante questa gara? Emozionante, molto pubblico, è quello che porta il giro, la passione per alla gente, sì. E secondo lei com'è andata questa tappa e come andranno le prossime? Allora, sinceramente non lo so, bisognerà, appena arrivo a casa guardiamo in televisione l'arrivo, perché è una tappa dura, lunga, perché devono arrivare a Livigno, è un bel tappone, sì. E auguriamo buona fortuna ai nostri ragazzi. Buona fortuna a tutti, in bocca al lupo. Sono quasi passati tutti i nostri ciclisti e ora diamo la linea a Tavernole con la nostra Gloria Tanghetti.